Niente, credo che l'abbiamo giocata, abbiamo avuto un buon approccio, una buona difesa. È ovvio che per vincerla dovevamo necessariamente segnare qualche tiro facile, ma non necessariamente da tre punti, da sotto, da due, in palleggio arresto e tiro. L'abbiamo attaccata anche bene, abbiamo sbagliato tiri da sotto, contropiedi, lay up, ripeto, pull up. E per vincere questa partita qui, per ritornare pari avanti, per darti anche proprio la fiducia poi di mordere con due o tre giocate difensive in più, avevamo bisogno di questo. Perché le due squadre a livello di letture, di momenti di difficoltà, si sono, credo, bilanciate. Noi abbiamo fatto più errori, per questo abbiamo perso. Aggiungo che oggettivamente, proprio come lettura e come discussione di pallacanestro, quei 17 falli che noi abbiamo speso, mi sembra, nel primo tempo, mi sembrano troppi. Credo che siano stati troppi i tiri liberi che noi abbiamo concesso al Panathinaikos, vedendo lo stile di gioco delle due squadre, come sono state le serie di playoff, noi con l'Olympiacos, loro con il Barcellona, quello che era permesso e che non era permesso. E credo che questo sia stato oggettivamente un dato molto alto, ci ha fatto perdere dei giocatori anche che per noi erano importanti, mosso subito, Lavrinovic presto, che non sono mai entrati in partita, e sui due lati del campo per noi era molto importante continuare ad avere in fiducia. Però la squadra, anche quando ha perso ritmo, fiducia a giocatori, ha continuato a esserci, e veramente in 3-4 momenti bastava poco, una palla vagante, un tiro per poterli riagganciare e giocarsela punto a punto agli ultimi secondi. Non è stato così, e niente, però veramente credo che tutti i miei giocatori si siano sforzati, e veramente tra tutti abbiamo sbagliato qualche tiro di troppo. E niente, questo succede nelle partite secche, però una partita giocata, ripeto, più o meno sullo stesso livello. Ha parlato dei troppi tiri liberi avuti dal Panathinaikos, soprattutto nel primo tempo. Quanto è arrabbiato se ripensa appunto a quello che è successo nel primo tempo e tutti questi tiri liberi? No, io ho già detto, io sono arrabbiato perché abbiamo sbagliato dei canestri, e credo, io non parlo degli arbitri, parlo di una lettura di pallacanestro di una partita particolare. Secondo me particolare, perché poteva essere anche una partita meno spezzettata, più bella, con grandi giocate di grandi giocatori. Poi sta a voi vedere, giudicare. Credo che siano oggettivamente troppi per quello che si è visto in campo. Due squadre organizzate che sanno difendere, che giocano, sui momenti liberi sono troppi. E sono soprattutto diversi da quello che abbiamo visto nelle serie playoff, per tutte e due le squadre, perché io ho visto le mie partite e le loro. Quindi mi auguro che l'abbiate viste tutti, quindi non ho altro da dire da questo punto di vista. Due cose che si erano notate e che saltano gli occhi guardando il tabellino: avete tirato molto poco nella zona intermedia, sbagliato tantissimo da sotto, sbagliato tanto da fuori, dove a volte hanno scelto di concedervi qualcosa visto che non facevate canestro. Lì non siete riusciti ad essere pericolosi, pur avendo voi tanti giocatori come Moss, Airston, Kaukenas, che forse sono più pericolosi lì che non tiratori puri dalla distanza. E poi una considerazione su Jaric: come mai non è riuscito ad entrare in partita secondo te? No, secondo me Jaric ha fatto la sua partita, è stato anche uno solido, tosto all'inizio con la sua taglia,
infatti all'inizio abbiamo giocato, siamo stati avanti, poi chiaro, non possiamo chiedere a un giocatore sempre anche punti, dipende dalle situazioni, dalle partite. È chiaro che dopo, dovendo nel secondo tempo inseguire, perché siamo ripartiti di nuovo in maniera solida anche con lui, perché il terzo quarto del Panathinaikos ha segnato poco, abbiamo difeso, ci dava taglia, ma oggi dove avevamo da una parte perdevamo dall'altra, nel senso che poi avevamo bisogno di punti e ho provato qualche giocata di McCaleb e avevamo bisogno dei rimbalzi di Stonerook, che ci ha che ha fatto un gran lavoro là sotto, di rimbalzi e di passaggi, però è chiaro, non stava facendo canestro. E Lavrinovic, quando giocava da 4, era pieno di falli. Abbiamo provato un possesso Cararetto, perdevamo un rimbalzo da 4. È così, questa partita devi trovare un momento, però diciamo che la squadra su tutte queste difficoltà non è mai crollata mentalmente, con avversari di questo livello, di questa esperienza, è costretti a chiamare time out fino all'ultimo minuto, a giocarsela. Questo è importante. Poi per vincere ci vuole quel passo in più. Sulla zona intermedia ci abbiamo provato, ma oggi era difficile perché loro hanno una taglia tale che quando ribatti sul primo palleggio ci sono ancora a sporcare questi tiri. Io dico che in realtà quei tiri della zona intermedia che abbiamo preso benissimo, i due palleggi a resto tiro di Moss, due o tre conclusioni di Kaukenas che sono terzi tempi, ma a due metri dal canestro, a tre, sono quelli che per noi dovevano o potevano entrare e magari ci avrebbero dato il finale punto a punto fino agli ultimi secondi. Ti ripeto, credo che su questo lato, se vedo questo 2 su 18 fatto da noi sul lato destro, sono a 2 metri, 1 metro dal canestro, sono tiri che devono andare dentro per qui, perché la difesa poi alla fine del Panathinaikos l'abbiamo attaccata, tant'è che quando due tiri aperti sono entrati eravamo di nuovo lì. È lì una palla vagante, anche una cosa che abbiamo lasciato. Questo è quello che ci sta. Però ripeto, il rimpianto è, per come avevamo condotto all'inizio, riuscire a tenere fino all'intervallo, lì invece nel momento in cui loro sono rimasti in vita con molti tiri liberi, noi abbiamo cominciato ad avere problemi di falli, abbiamo cercato di preservare, poi insomma sono dettagli, no? Una schiacciata di Akindele ha fatto anche il suo lavoro nonostante avessimo problemi di falli con tutti i lunghi, un paio gli sono scappati di mano, due tocchi che ha fatto, due reflexo, così, questa è una partita secca e ripeto, ci può stare, però credo che la squadra la partita l'abbia fatta, quindi poi dopo veramente dispiace, perché avevamo mostrato all'inizio di essere pronti, sui due lati del campo e niente, dai. È stata una partita di rischi calcolati da parte tua ovviamente, perché essendo più corto, più piccolo in certi ruoli del Panathinaikos dovevi fare delle scommesse. Ha funzionato bene il quintetto iniziale con Moss e Hairston, in particolare attaccando sempre il mismatch dove c'era, e avete generato tanti rimbalzi d'attacco. Sì, no, è vero, i rimbalzi siamo stati lì, poi avevamo bisogno però sui cambi sistematici di Lavrinovic, l'avevamo per le loro zone, per noi è un punto di riferimento fondamentale, anche perché nel secondo tempo anche Rakovic, i suoi tiri che poi ha messo nel finale, gli sono usciti un paio di seguito e lì noi abbiamo bisogno, non c'è niente da fare. Allora poi c'è forza comunque a giocare tra McCaleb e Kaukenas, due che abbiano un po' più di ritmo di penetrazione, perché quando devi inseguire diventi un po' più macchinoso, e questo è stato, ripeto, un po' la problematica principale. Però sono stati rischi calcolati da noi e da loro, perché anche loro hanno rischiato molto. Qualche tiro in più lo sapevamo che lo dovevamo mettere contro il Pana, però noi non ci siamo snaturati per tirare le 30 o 35 volte da tre punti che potevamo tirare, perché loro ti lasciano, siamo andati a prenderseli i nostri tiri da due, e non puoi fare il 36% se vuoi mettere loro, o perlomeno devi forzarli a farti tirare più tiri liberi di loro, e lì non siamo stati bravi. Scusa,
Hai parlato giustamente di cambio di metodo di giudizio degli arbitri rispetto alle serie dei quarti di finale. No, io ho detto mi sembra, dico lascio a voi che le avete viste tutte, vedendole tutte e due, mi sembra, se sui contatti del primo tempo, sui provi di palla, mi sembra, no. Ditemi voi. No, ma il discorso ci sta, l'unica cosa è, anche il Panathinaikos ha sempre difeso abbastanza aggressivo nella serie, cioè qual è la differenza, cosa è successo perché loro abbiano capito a un certo punto che forse era il caso di mollare dal punto di vista del contatto, mentre Lavinovic per esempio ha fatto un... Te lo dico, è molto semplice, il Panathinaikos fa una scelta difensiva di protezione sempre lasciandoci tirare, te la riduco in soldoni in un discorso da bar. Noi non li possiamo lasciare tirare, Fotsis, Nicolas, Sato e compagnia, quindi noi dobbiamo fare una scelta difensiva diversa. Loro hanno rischiato, noi da un lato non facciamo canestro da fuori, ok, eravamo pronti a dover superare questo, l'abbiamo mossa. Su certe situazioni abbiamo bisogno che la difesa, che è stata portata sempre per tutto l'anno fin qui, ci desse l'opportunità anche di fare tre recuperi, tre contropiedi, di fare anche loro andare a giocare in una maniera diversa come loro ci lasciavano tirare a noi, invece di buttarli nel traffico, di giocare con una difesa di un altro tipo. Questo è quello che ho visto io, voi avete visto diverso, però è normale, il Panathinaikos storicamente, come ha lasciato tirare Rubio, Sada da tre punti, loro stanno in maniera più contenitiva dentro, e quindi io non discuto se noi dovevamo tirare più o meno tiri liberi, mi va bene il metro, io voglio capire il resto, cioè se loro ne hanno tirati giusti nel primo tempo, con almeno nel momento in cui erano sotto e sono passati avanti, se 5-6 contatti lontano dalla palla o dove non c'era un vantaggio del nostro difensore, quello di Stonerhoek su Fotsis palleggiava senza guardare il canestro a 10 metri dal canestro, l'altro sulla penetrazione di Res, i due tiri liberi, questo voglio sapere, se secondo voi c'era, può darsi. Allora però su qualche penetrazione di Easton, su qualche contatto di posbasso di Rakovic, questo è quello che penso anch'io. Poi ti ripeto, noi dovevamo far canestro, dovevamo giocarci la partita di più su quello, però si conclude così la conferenza stampa di Simone Pianigiani al termine della gara in cui il Panathinaikos ha sconfitto Siena.